Il 7 giugno a Sapri sarà reso pubblico il verdetto del concorso Sindaco per un giorno, una gara pensata dalla locale associazione della terza età e sostenuta dal Comune per promuovere i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita pubblica. Per questa ragione è stato rivolto ai giovani che rappresentano il futuro della città della Spigolatrice. La commissione, presieduta dal sindaco Giuseppe Del Medico, ha iniziato a valutare gli oltre 200 lavori candidati al concorso da alunni della scuola primaria e secondaria, ma anche da semplici cittadini. Ciascuno degli aspiranti alla carica di sindaco, ma per un giorno, ha proposto la sua idea, riflessione o consiglio per una ottimale organizzazione e gestione amministrativa della città. Tra gli elaborati in concorso viene fuori una voglia anche dei giovani di poter assistere alla demolizione del cementificio, alla sistemazione delle strade bucate, alla riapertura del Cineteatro Ferrari e alla costruzione di una piscina comunale. Ma c'è anche chi propone iniziative per il rilancio dell'immagine turistica ed opere a favore dei diversamente abili, dei poveri e degli animali. Il 7 giugno, in occasione di un'apposita manifestazione, sarà resa nota la classifica degli elaborati selezionati dalla Commissione per la premiazione. Chi si aggiudicherà il primo posto avrà il privilegio per un giorno di entrare nel Palazzo Comunale con la fascia tricolore, affiancando con idee e proposte il lavoro del sindaco Del Medico.